acquisisce il 15% di ECOS, società che gestisce l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali di 85.000 tonnellate nel comune fiorentino di Barberino Tavarnelle. Nel 2023 Estra acquisirà l'intero capitale sociale. Grande successo nel Salone d'Onore del CONI a Roma per la terza edizione del premio Estra per lo Sport, a cui hanno partecipato 240 giornalisti, nazionali e locali, di carta stampata, TV e radio, web e blog. Sono 11 i riconoscimenti assegnati dalla giuria del premio Extra per lo Sport Raccontare le buone notizie, tra cui premi alla carriera a Marino Bartoletti e donna di sport ad Alessandra Giardini. Extra, insieme a Ussi, SG Plus, Ghiretti & Partners, ha già lanciato la quarta edizione di Extra per lo Sport, che prevede anche un premio al territorio per i giornalisti di Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise.